Allora, la storia va rispettata, va tutelata, in questo caso è stata ripristinata. Sulle orme di Oreste, ripristino del sentiero di Rovaglioso, che poi è uno dei tanti posti stupendi del comune di Palmi. Ecco, com'è nata questa idea di ristrutturare questo sentiero? L'idea è nata in un modo semplice, quando una mattina mi trovavo in località Motta, un altro posto incantevole di Palmi, a guardare il mare, come spesso mi capita di fare. E lì incontrai uno storico amico mio che mi parlò di questo posto incantevole. Io non l'avevo mai visitato, conoscevo la storia, ma non l'avevo mai visitato. Bene, chi era lo storico? Francesco lo storico era Francesco Lovecchio. E subito siamo andati con la mia macchina a che Francesco Lovecchio mi facesse vedere questo sentiero. Mi sono innamorato subito, anche perché i racconti di Ciccio Lovecchio mi hanno fatto riflettere. Bene, subito dopo è partita tutta la procedura e si è arrivato al risultato che oggi abbiamo visto in questa presentazione qui a Palazzo della Provincia. La cosa più bella è quello di aver ridato a Palmi un posto suggestivo, un posto di tradizioni, ed è commovente vedere i nostri padri che lì hanno trascorso gran parte della loro vita, dei loro momenti di svago, perché lì andavano al mare, scendendo in questa scalinata che noi abbiamo ripristinato, vedere la loro emozione e farli ritornare indietro negli anni. Questo credo che sia il regalo più bello dato alla nostra città. Grazie.